botta e a tutti ciurma e benvenuti alla Giugrina in questo nuovissimo e quasi sicuramente ultimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale per questi video, per cui se volete vediamo di riuscire a raggiungere almeno 50 like per questo finale. Intanto vi chiedo scusa per l'assenza di queste ultime due settimane ragazzi, ma come vi avevo detto in un post nella sezione community, Rodrigo è stato in ferie, quindi ovviamente per stare più tempo insieme non mi sono dedicata ai video. E ho appunto avvisato che quasi sicuramente da questa settimana le cose sarebbero tornate più o meno alla normalità, per cui intanto vi ringrazio per la pazienza, vi chiedo scusa per l'assenza. E quest'oggi avrei dovuto registrare A Plague Tale, ma visto che appunto ero sicura che questo sarebbe stato l'ultimo episodio su The Quarry, non vedevo ovviamente l'ora di scoprire cosa mai potrà riservarci di meraviglioso questo finale, soprattutto dopo che l'ultima volta ragazzi è stato un vero e tremendo massacro. Per cui abbiamo appena iniziato appunto il capitolo 10, stiamo vestendo i panni di Max, il cui obiettivo è purtroppo quello di trovare Laura, quindi sicuramente una bella notizia assolutamente, per cui eccoci qua. Siamo sull'isola di Hackett's Quarry, dove appunto Laura l'aveva lasciato ragazzi. Tutto rotto, eh? Cacchio. Ma che cazzo? Oddio, che cosa ci su faccio sul cazzo di albero? Laura! Manco se n'era accorto, poraccio. Meno male che almeno le mutande gli sono rimaste. Come cazzo faccio a scendere? Oh! Così. Ecco come... L'albero aveva la risposta prontissima. Ha detto: guarda, mi ha rotto i coglioni, mi stai a romperà, mi senti, eh? Vai, via, sciò. Dove diavolo sono? Oh, già. Già. Temo che il finale che avremo in questo caso, ragazzi, sarà uno dei peggiori, molto probabilmente, perché... Cioè... si sono salvati in pochissimi. Dove sono i miei vestiti? Bisogna pure vedere se mi sopravvivono fino alla fine, quei pochi che sono rimasti. Non ci posso credere. A cosa? Cosa? Cercate di... Pensate di lasciarci sulle spine. Ok. Ah! Ora troviamo Laura. Adesso è chiaro, adesso è chiaro. Ho dovuto mettere i suoi vestiti. Va benissimo. Troviamo Laura, una parola. Siamo comunque qua su quest'isoletta. Perché non siamo andati all'Arpenser Motel? Evidentemente doveva andare così, Max. È inutile poi starsi a fare 3000 domande sul perché, per come, non è andata così, non è andata colà. Oh cazzo! Oh. Sì. Oh no. Già. Ecco chi l'aveva uccisa, ragazzi, da lupo mannaro, proprio lui. Perché lui era sull'isoletta, perché Laura appunto ce l'aveva lasciato. Ok. Si è capito tutto. Davvero chiarissimo. Va bene, qua che altro abbiamo? Niente, c'è il suo cadavere. Io pensavo l'avesse proprio del tipo più dilaniata, invece è ancora relativamente integra, se la si può definire così. Però noi, con la nostra bellissima tuta mezza rosa, ci facciamo la nostra tranquillissima passeggiatina in mezzo alle fratte. Va bene Max, te stai sereno. Basta andare e non farsi troppi problemi, perché sennò veramente non si sopravvive. Allora, qui abbiamo un cappellino. Deve essere tornata. Ah sì. Però tu l'hai scacciata, mio caro.
Vabbè, era insomma, sotto forma di lupo. Doveva essere relativamente aggressivo, perché se no, cioè, un lupo mannaro che te fa caga sotto non fa ridere, eh. Bene, ci stanno le barchette, ci saranno i remetti. Direi non perde troppo tempo, Max. Andiamo, va. Ci vai a nuoto? Mi sa di sì, eh. Che restiamo a fare a sto punto? Non ha senso, nuota. Cioè, perché restare qua? Ok. Spero che ci sia un finale grandioso. Guarda. Lo staremmo sperando anche noi, però ormai dopo quello che abbiamo visto temo di no, ragazzi. Non so voi che idea vi siete fatti, ho un'idea abbastanza catastrofica della situazione e della questione. Ah, ce l'abbiamo fatta. Scusate? Scusa? Scusa che? Cosa? Questo gioco non smette di stupirmi, ragazzi, in ridicolaggine, veramente. A parte che mo si è pure bloccato, ovviamente le solite attese infinite, eh. Ah, ecco, giusto per chiedermi se voglio salvarlo? Ma sapete che ve dico, ma andate a fare in culo, ma io non salvo più un cazzo di nessuno. Anzi, sapete che? Se riesco ad ammazzarli tutti, mi fa pure piacere. Perché non si può fare una cosa del genere, regà, ma dai! Cioè, te fanno scegliere fra resta e vai dall'altra parte senza darti il minimo segnale che può esserci un pericolo. Dall'altra parte te fanno morire il personaggio così, a caso. Ma che cazzo vuol dire? Ma anche no! No, regà, veramente ce l'ho fin qua, con questa questione. Ma veramente fin qua, perché certe morti sono state assurde. Perché non le annunciano in alcun modo. Io capisco che non te la devono proprio da col cucchiaino. Ma comunque te me devi far capire che magari facendo una certa cosa corro un rischio. Non così. Non è la prima volta che lo fanno. Ed è una merda. Sta cosa è una merda, ragazzi. Veramente, per me è inaccettabile. Aspettiamo i soliti tempi infiniti fra un momento e un altro. Tutti davvero aspetti positivi per questo gioco. Alzano davvero la media del voto che gli darò alla fine di questa serie. One eternity later. Ah, ce l'abbiamo fatta. Caitlin. Non si sente niente. Se impalla, se blocca, ok. Sempre tutto meraviglioso. È meraviglioso giocare a The Quarry. È meraviglioso se tu giochi con noi. Diciamo di sì, come al solito. Aspettiamo pazientemente che si riprenda. Il tavolo, forza! Il tavolo, forza! Ah, ok, ripartiamo. È veramente assurdo, ragazzi. Ok. Beh, non può andare peggio di così, vero? Bene. Come nei cartoni. La pioggia va e viene. Ci dà un po' di tempo. In che senso? Odiano l'acqua, ricordi? Oh, giusto, giusto. Oh, avremmo dovuto passare la notte nel lago. E morire di ipotermia? No. Ok, beh, ora siamo a posto. È ancora notte.
Gli stronzi sanno che siamo qui e torneranno appena possono. Che notizia, ok. Bene, ci serve un vantaggio. Vieni. Va bene, andiamo. Certo. Come rido, che poi che vuol dire? Ci serve un vantaggio? Vieni, vieni per andare dove? A fare cosa? Così a buffo? D'accordo, ok, sì. Come dici tu, Kate? Intanto girovago a caso perché mi va, senza sapere appunto cosa dovrei fare. Qua ovviamente non possiamo salire. Se andassi di qua, questa porta si può aprire? Oh, ovviamente no. Con tutti i suoi bei pixel è abbastanza inaccessibile, direi. Di qua niente, di qua nulla. Suppongo che dovremmo andare di sopra, per cui andiamo di sopra. Andiamo di sopra... Come cazzo te chiami, Dylan? Della ceppa? Ok, andiamo di sopra. D'accordo. Vediamo che gran bel vantaggio avremo qua sopra. Fammi passare, Dylan, che ce penso io. Che su quella col fucile so pericolosa. Ancora più su? Dobbiamo andare ancora più su? Va bene, vorrà dire che andremo ancora più su. Cosa abbiamo qua sopra che ci può dare questo benedettissimo vantaggio? La papessa. Cosa ci dici riguardo la papessa? Eliza è rimasta uccisa nell'incendio scoppiato tra le strutture del suo spettacolo itinerante 6 anni fa. Chi è Eliza? La vecchia? Chi è? Il suo fantasma vaga nei boschi di Hackett's Quarry da allora, no? E vuole vendicarsi della famiglia Hackett per ciò che le ha fatto. Le sue carte di tarocchi, una volta perse nell'incendio, le hanno permesso di guidarti nel corso della notte, anche se le sue intenzioni non sono così chiare come sembra. Ok, quindi riguarda proprio la vecchia, se ho capito bene. Infatti non si è capito effettivamente la vecchia cosa rappresenti, cosa cazzo voglia da noi. Questo è poco ma sicuro, però. Siccome a noi deve andare sempre tutto bene, sempre tutto assolutamente meraviglioso, come ad esempio i cali di frame schifosi. Vabbè, cioè, la facciamo andare benissimo. Non vedo una ceppa, non vedo. Ok, ma cosa dobbiamo fare? Bello! Anche questo. Bravo Dylan, che se sta ingroppa la come cazzo si chiama. Va bene, ma non è neanche qua che devo venire? Davvero? Ok, non lo so Dylan, pure te dimmi un po'. Non è che devo venire alla finestra qua per caso, no? No. Cioè io sono salita qua per una carta de merda. Bene, sempre tutto molto chiaro ragazzi. Assolutamente meraviglioso, come al solito. Ok, qua che ci dice? Vediamo un po'. Ora un nome per quella testa di cazzo. Quindi chi è? Il fratello di Mr. H, forse? Chi? Il ragazzone di prima. Tu e Ryan eravate alla radio. Mr. H è il fratello, credo? Giusto, sì. Giusto. Che ne sai te? Ok, vabbè, adesso che abbiamo scoperto una cosa che avevamo già capito e scoperto, sto molto più tranquilla. Assolutamente, vabbè. Se non devo andare di sopra di qua, magari dovrò andare di qua. Non lo so, facciamoci guidare. Dylan sembra molto sicuro. Vediamo un po'. Da quanto è qui questo tizio? Ritratto di un antenato. Imponente e autoritario, questo regale dipinto olio di Septimus. Ammazza, bel nome. Hackett troneggia sul camino. Direi da molto inquietante. Tempo. Almeno dall'epoca in cui non era strano farci fare un ritratto a olio. Cavolo, ne voglio uno anch'io adesso. Ne vogliamo tutti quanto uno. Tutti quanti. Tieniti pronta. Che cazzo? Tieniti pronta. Guarda, banda le ciance. Basta, basta cazzate. Non mi interessa più, ragazzi, non mi interessa più niente. Altri indizi, altre carte. Veramente, sto gioco mi ha portato all'esasperazione. Amico, lascia che ti dica. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Percorri il tuo cammino coi compagni che hai vicino. Cantiamo forti e fieri. Siamo hackettieri. Hackettieri? In 2 mesi non hai imparato le parole. Ecco qua.
Benissimo. Scende giù dal camino come Babbo Natale? Davvero? Resa dei conti, stronzi. Minchia, va pure a spissa. Uno se dovrebbe cacà pure sotto. Mazza, oh. Roba seria, serissima. One eternity later. Guarda, sarò lì ad aspettare che mi soffi addosso, anche se tanto qua. Qualsiasi cosa uno scelga, ragazzi, va sempre di merda. Quindi. Quell'altro imbecille che fine ha fatto? Dov'è Dylan? Dov'è Dylan? Dov'è? Ah, non mi di. Dalla trave poteva cadere. Proviamo la via della finestra, ma tanto magari si rompe il collo pure di qua, quindi. Non mi stupirei, guarda. No. È bello. Mi dai un bacio. Oddio. Mi sa che sta nella merda comunque, ragazzi, perché. Il coso non la insegue. Ah no, con calma, lui va con calma. Lui va con calma. Anche lei. Ragazzi, scusate, ma questo inseguimento è veramente ridicolo. Scappa. Non so quanto possa avere senso nascondersi. Di regola quelli ci fiutano, no? Caitlin, di qua. Dove cazzo eri? Vabbè. Ok. Strano, strano ma vero. Sono riuscita a salvarle le chiappe. Strano, ripeto. Perché tanto qua ogni minima scelta porta uno a spezzarsi l'osso del collo. Dai. Tipo la scena dei Velociraptor in Jurassic Park. I bambini si nascondevano in cucina. E si blocca di nuovo. E non la vede, eh. È lì, con la testa che sbuca e non l'ha vista. Va bene. Direi di farlo andare via, tanto non ancora si sfiata. Ecco qua, mo sì, mo sì. Mo sarà la volta buona, ragazzi, che veramente ci becca e la uccide alla grande. Ok.
fatto rumore. Ma che cazzo di lupo mannaro è? No, scappa. Cioè, vedete, raga, che è servito a nascondersi fino ad ora, allora? Manco vedere le scene dei personaggi che ci muoiono, no? Come si deve. Cioè, è morto Dylan e non abbiamo visto la scena, ovviamente, perché si è impallato. Quindi sai che annulla, vaffanculo. Ah, non è morto Dylan. Ah, adesso. Ma è quello che è successo un attimo fa. Scusate. Tange minimamente, ragazzi, perché questo gioco mi ha veramente sfracellato i coglioni, ok? Bene. È finito? È finita così? Sono morti tutti? Ho sbloccato un nuovo record? Entrerò nel Guinness World Record per la peggiore partita a The Quarry mai registrata? Credo che siano morti tutti, ragazzi. Non sbaglio. Forse è rimasto soltanto quello che era, insomma, era un lupo mannaro, ma non mi ricordo se era trasformato in lupo. Non saprei, fatto sta che mi sembra che sono morti tutti. Fantastico, meraviglioso, è la prima volta, ragazzi, nella mia storia da gamer, che non mi interessa affatto di aver fatto, scusate il gioco di parole, le scelte sbagliate. Non me ne frega un cazzo, non mi interessa minimamente che mi sono crepati i personaggi, perché non ho empatizzato con nessuno di loro, mi stavano tutti sulle palle. Ecco qua, un'altra volta, sta vecchia de merda, che manco c'è stato ben spiegato chi è, chi non è. È stata una notte interessante, sì, non trovi? Sì, molto, sì, sì. Il ciclo continua, per alcuni almeno, devo ammetterlo, tu mi hai delusa, ma non quanto mi aspettassi. Siamo legati ormai. Ma anche no, guarda. E anche se la luna piena tornerà e la maledizione rimane, questa notte è finita. Era ora. Non temere. Non dimenticherò ciò che hai fatto qui. Ma non osare più mettere piede a Duckett's. Hai la mia parola. Mai più. La mia parola di scout. Se dovessi vederti ficcare il naso dove non dovresti, non smetterò di perseguitarti. Ovunque tu vada, sarò proprio dietro di te. Lo vedi col questo? Fiato sul collo. Di nuovo? Sempre senza essere vista. Se mai tornerai, ti perseguiterò fino al giorno della tua morte. Questa cosa dovrebbe fare paura, ragazzi. Me dovrei cacare sotto? Per questa velata minaccia di persecuzione. Wow! Mamma mia, mi devo cambiare le mutande. Meno male che avevo il pannolone, anzi, guarda. Quando si gioca a sto gioco è assolutamente necessario il pannolone, come tanti altri giochi horror. Musica coperta da copyright, tra l'altro. Dai! Ok, mo ci fanno vedere tutti quelli che ci sono morti, ragazzi. Ok, morta per colpa di Max.
Emma. Contiamoli insieme, ragazzi. Uno. Forza. Fateci vedere gli altri. Dai, I caricamenti, porco dinci. Ryan. Per colpa di Bobby. Laura. Travis. Ah, Bobby è vivo. Chris. La vecchia Constance. Sei. Geredia. Non sapevo mai cosa chiamasse Geredia. Jacob. Kaylee. Abigail. Siamo a 10, signori. Eccolo qua, Nick è l'unico. È l'unico che è sopravvissuto dei ragazzi, credo. Eravamo a 10, siamo a 11. Con Max, 11. 12 con Caitlin. Caro Dylan, 13. Quindi in totale quanti personaggi avevamo? Caleb, ok. Caleb, vabbè, non l'avevamo manco mai visto, ragazzi. L'abbiamo visto solo sotto forma di licantropo. Quindi ne abbiamo uccisi ben 13, signori. Compresi, ovviamente, i nemici, insomma, quelli della famiglia Hackett. Benissimo. Il lupo bianco è vivo. E questo chi cazzo è? Lupo bianco. Cioè, vedete, raga, cose non spiegate. Cose buttate lì a caso. Catasta di corpi dopo il massacro del campo estivo. Dimmi, che ne pensi, Anton? Un modo un po' rozzo di dirlo. Perché catasta? Perché catasta? Credo che sia una metafora. Almeno spero davvero sia una metafora. Perché è Pensavo stato il che disastro. La storia di Hackett's Quarry fosse finita. Ok. Non questa storia Ci di stanno Hackett's facendo Quarry. Sentire Ma non il... era tipo 3 mesi fa? Roba vecchia, bella. Anton, prima l'introduzione. Questo è Bizzarro e Bona Fide, esatto. Il podcast sul paranormale. Io sono Grace. E io Anton. E insieme esploriamo la possibilità di un coinvolgimento del soprannaturale in episodi della vita di tutti che i giorni. È esattamente ciò che sono, episodi della vita di tutti i giorni. Con un alone di spirituale e soprannaturale che le caratterizza. No. Ok, bene. Spero che tu abbia un'assicurazione per il cappello, Anton, perché adesso ti farò esplodere il cervello. Un'assicurazione per i cappelli? Esatto. Serve ad assicurare gli oggetti a cui tieni di più nella vita. Cappelli. Sì. Ok, capisco le tue priorità, continua. Comunque, in realtà c'è una ragione ben precisa per tornare di nuovo ad Hackett's Quarry. Ci sono stati degli sviluppi e mi sono procurata delle informazioni. Io resto scettico, ma anche tutto orecchi sotto il cappello. Speravo dicessi così. Oddio, perché sorridi? Smettila, non mi piace. Perché? Ho avuto l'apparecchio, devo mostrargli ogni tanto. Hai proprio dei bei denti. Grazie, molti ascoltatori di questo podcast potrebbero non saperlo. Allora, si dà il caso che al momento io abbia qualcuno all'interno. Quindi diciamo che l'episodio di oggi avrà un po' un'atmosfera da... presentazione, se vogliamo. Chi hai all'interno? L'interno di che cosa? Eh? Tu hai qualcuno all'interno? Non ce l'abbiamo tutti. Una voce critica interiore che dice basta fare un podcast che nessuno ascolta. Dovresti ascoltare la voce, Grace. Ok, comunque intendevo che ho... chiamiamola una donazione anonima, va bene? Sappi che noi non siamo gli unici a considerare questa situazione come bizzarra. Qualcuno ci ha proprio contattati e ci hanno spedito un pacco. Non l'avrai aperto? Io non mi fido di chi ascolta questo programma. Oh, non vedevo l'ora Bene. Di aprirlo. Sorpresa!
sorpresa! Donazione anonima? Ok, me l'avevi promesso tu stesso, fin dal primo giorno del podcast, che se avessi visto una prova reale, avresti considerato tutte le opzioni, giusto? L'hai detto o no? Sì, l'ho detto, ma scontato che non avremmo mai visto uno straccio di prova, l'ho detto. Ok, beh, ci hanno inviato delle informazioni, adesso dobbiamo decidere se sono bizzarre o in buona fede. Ok, vai, facciamolo. Per chi ci sta ascoltando a casa, stiamo per aprire un pacco da una persona misteriosa che ascolta il programma. Se sei tu il mittente, qualunque cosa sia, complimenti, ce l'hai fatta. Scusa, il nastro adesivo è molto, molto... È che sul pacco c'è troppo nastro adesivo. Scusa, mi daresti una mano? Avresti tipo una chiave per tagliarlo o per romperlo? No, non voglio smussare le mie chiavi, usa le dita. E dammi le tue cazzo di chiavi, Anton. No. Dammi le cazzo di chiavi. No, ma usa le tue. Tanto mica la chiudi la porta. Certo che chiudo la porta. Cosa nascondi? Cosa nascondo? Tu non chiudi la porta a chiave. No, non ho niente da nascondere. Tu credi ai fantasmi ma non chiudi a chiave la porta? No, i fantasmi non aprono le porte. Possono attraversare i muri, Anton. Ok, dovresti preoccuparti di più degli assassini. Bene, ricordi gli escursionisti spariti? Sì. E se io ti mostrassi le foto scattate da una delle loro macchine, foto che li ritraggono ad Hackett's Quarry, luogo in cui è stata ritrovata la suddetta macchina? Penserei che forse ci sono passati e la macchinetta gli è caduta? Ok, Anton, ti faccio una domandina. Come ti cade una macchina fotografica? Inciampando su una radice. Una spinterella. Oppure andando su un... selciato irregolare. Oppure se ti ammazzano. Se ti cadesse il telefono non scompariresti nel nulla. E loro dove sono? Non lo so, la gente si perde sempre nei boschi. Ce ne sono centinaia ogni anno. Potrebbero essere ovunque. Non ho finito. No? Mm-mm. Ora sto per farti un altro ghiottissimo regalo. Le mie fonti dicono inoltre che i loro zaini sono stati trovati al campo estivo. Davvero? Beh, ok, non dovrebbe essere di pubblico dominio? Perché gli Hackett non sono i primi sospettati? Scusate ragazzi, ma io... Cioè, proprio no, questo io lo devo ascoltare. Forse veramente lo tutto. Se qualcuno sapesse dove sono. Veramente tutto lo devo ascoltare. Di insabbiamento. Ma siete stronzi. La cosa non regge più, secondo me. Allora ragazzi, niente, io non voglio stare ad ascoltare anche questo inutile podcast piazzato a rompere i maroni anche durante... lo scorrimento dei titoli di coda, quindi come se uno non ne avesse già avuto abbastanza di questo maledettissimo gioco. Ebbene, finalmente ce l'abbiamo fatta a finirlo, come avevo immaginato l'avremmo finito appunto quest'oggi, in questo ultimo episodio. Che dire ragazzi, io penso che il parere che mi sono fatta di questo gioco si sia visto nel corso della stessa serie. Ovviamente io penso che sia uno dei giochi peggiori che io abbia mai giocato nella mia intera carriera da gamer, ragazzi, veramente. Allora, togliendo la questione grafica, allora sicuramente giocandolo su console non si hanno i problemi di pixel, non si hanno i problemi di grafica. Spero che non si abbiano gli stessi problemi di caricamento. Quindi probabilmente su console questi problemi che ho riscontrato io giocandolo su PC non ci sono. Quindi forse almeno su console uno si risparmia quegli strazi lì. Ma togliendo quello, quindi togliendo questi problemi a livello grafico, sicuramente il gioco è bello. Insomma, i modelli comunque dei personaggi sono fatti bene. Il lupo, quello del lupo ragazzi, se vedevo di sincero, sinceramente non è che mi ha fatto tanto impazzire, anche se appunto un lupo mannaro non può essere tanto diverso da così, comunque. Ma togliendo quello ragazzi, per il resto per me il gioco è veramente un intero, immenso e orribile disastro, assolutamente. Allora a maggior ragione io che l'ho giocato su PC, adesso non so se... queste problematiche sono state legate solo ed esclusivamente al mio PC, o se comunque il gioco di per sé in generale è stato proprio ottimizzato male per PC. Quindi queste problematiche che ho riscontrato io hanno aggravato ovviamente ragazzi la mia opinione riguardo questo videogame, perché è stato veramente straziante. Quindi non solo i caricamenti ma anche le problematiche comunque di scene che non si vedono, scene che non si riproducono, scene che iniziano senza audio o audio che inizia e poi si rimette in pari. Insomma ragazzi, veramente un disastro.
Non penso ci possa essere altra parola per descriverlo. Per il resto, insomma, il gameplay di per sé, ragazzi, è veramente penoso, fa ridere. Per carità di Dio, ok, i giochi Super Messi comunque sono sempre stati più o meno così. Anche Until Dawn era così, ma quello a cui mi riferisco è che, per esempio, il lato esplorativo è stato completamente eliminato. Fondamentalmente, ragazzi, perlomeno in Until Dawn, da quello che mi ricordo, c'erano più cose da analizzare, più elementi nello scenario da analizzare, per quanto magari, che ne so, potessero anche essere cose non importanti, ma perlomeno te permettevano di analizzare più roba. Qua veramente ridotto all'osso, ragazzi, ridotto all'osso, e ok, ripeto, il lato esplorativo forse non è la prerogativa di questi giochi, però ridotto proprio al minimo sindacale, quindi il gameplay di per sé fa veramente ridere, per non parlare, ragazzi, poi del resto. La questione delle scelte, della questione, proprio sorvoliamo, ragazzi, sui dialoghi che diversi di voi hanno detto, ma l'hanno fatta apposta a farli così demenziali. No, ragazzi, non è possibile, cioè non è possibile a sti livelli, a questi livelli, cioè se sono spinti così tanto oltre a farli così assurdi e ridicoli e inutili, tantissimi dialoghi inutili, presenti solo ed unicamente per allungare probabilmente il brodo e forse anche in certi momenti per, non lo so, per scatenare una qualche risata, cosa che a me personalmente non è successa, perché questi personaggi così stupidi, ragazzi, perché li hanno fatti veramente stupidi, io non li posso sopportare, veramente non li sopporto. Ok, ci può stare in una storia che magari ci sia un personaggio un po' più stupido degli altri, ci può stare, ma qua erano tutti estremamente, dannatamente deficienti, ragazzi, veramente li hanno fatti deficienti. Poi i dialoghi, appunto, non ne parliamo, perché qui abbiamo veramente oltrepassato la soglia del ridicolo. E per quanto riguarda, ragazzi, la questione delle scelte, io sono rimasta veramente basita per come abbiano fatto di merda anche questo, ragazzi, in questo gioco, nel senso che spesso mi sono ritrovata a veder morire i personaggi senza che io potessi prevedere che certe scelte portassero alla loro morte, come per esempio, ragazzi, per farvi un esempio stupido, la morte di Jacob. Perché? Perché in quel momento c'era Laura che stava lì, si stava a scontrare col vecchio, c'era lì che le dava fastidio la luce, e quindi poi praticamente alla fine delle cose spacca il contatore, e te che cazzo mai ti vai ad aspettare che perché in quel momento gli sta da fastidio la luce e te spacchi il contatore, muore Jacob? E uno mi potrebbe dire, ma le gabbie erano collegate alla corrente. Sì, ma magari dopo 30 ore non mi riviene in mente che ci può essere un collegamento. Cioè, capite che vi voglio dire, ragazzi? Cioè, veramente, secondo me, ragazzi, le certe morti non annunciate, ma veramente in maniera troppo esagerata. Io posso capire, come vi dicevo prima, che uno non te può sta a imboccare col cucchiaio una di... No, 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 guarda, veramente, allora, che se fai in quel modo, quello muore in quel modo, ok? Ma ci deve stare un qualche, ragazzi, avvertimento, nel senso che ti dice, e forse vai di qua, ci può essere un rischio. Quindi sappilo, no, perché a me, raga, mi sono morti praticamente tutti? Perché in alcuni casi ho fatto scelte che non era assolutamente previsto che potessero portare alla morte. Io poi, per carità, mi assumo tutte le mie responsabilità, che poi, raga, diciamocela tutta, responsabilità di che non me ne è fregato un cazzo che mi sono morti sti personaggi, ok? Perché non si empatizza con loro, perché sono troppo stupidi e le situazioni sono troppo assurde per far sì che tu arrivi a preoccuparti per loro, ragazzi, e voi lo sapete io quanto sono empatica, quanto sono sensibile e quanto mi affezioni spesso ai giochi che gioco e ai personaggi dei giochi che gioco, e lo sapete, ragazzi, lo sapete. E in questo caso non mi è successo, li ho detestati tutti dall'inizio alla fine, non ho empatizzato con nessuno di loro, non mi importava se qualcuno di loro morisse, e si è visto fino alla fine. Lo so, Robin, lo so. Hai messa di non ti incazzare. Lo so, ragazzi, probabilmente, cioè non lo so, ma veramente è stata una delusione, ragazzi, atroce
questo gioco. Tra l'altro io l'ho comprato che costava ancora 40 euro. Io sto gioco, ragazzi, non lo comprerei neanche se costasse 5 euro. Se uno mi dicesse, guarda, per console, se te lo vuoi collezionare per console, ci sta 5 euro. Non me lo compro. Non me lo compro, ragazzi. Se uno mi dovesse chiedere consigli dei cuori, io gli direi assolutamente di no. Appunto, a prescindere dai problemi tecnici, perché probabilmente se uno lo gioca su console, quei problemi non ce li ha. A prescindere da quello, ragazzi, io non consiglierei mai questo gioco. È stata una delle più grandi delusioni videoludiche che ho mai avuto, perché dal trailer sembrava una figata pazzesca e la introduzione che hanno fatto a questo gioco anche era stata una figata pazzesca, quindi le mie aspettative erano altissime e sono state deluse in una maniera allucinante, ragazzi, veramente allucinante. Quindi io non mi sento manco di dargli un voto a questo gioco, perché per me assolutamente è bocciato. Quindi essendo bocciato non ha un voto, perché è proprio, ma anni luce sotto la sufficienza, ragazzi, per me. Io vi chiedo scusa per questa reazione, ma lo sapete che io sono sempre trasparente e sincera. Queste sono state le mie impressioni su The Quarry. Ovviamente aspetto impaziente i vostri pareri qua sotto in commento, ragazzi, perché voglio sapere assolutamente qual è stata la vostra esperienza su questo gioco e che cosa ne pensate. Fatemi anche sapere se siete riusciti a salvare qualcuno dei personaggi a differenza mia, quindi quanti ne avete salvati, se ne avete salvati, in che modo li avete salvati. Magari, ragazzi, raccontatemi davvero un pochettino la vostra esperienza su questo gioco. One eternity later. Vediamo, ragazzi, se la fine dei titoli di coda ci riserva qualche scena aggiuntiva, anche se ho i miei dubbi. One eternity later. Che di regola, regà, dall'audio che sento dovrebbe essere tornato al menu principale. Il punto è che ovviamente non si vede assolutamente niente. Io sono senza parole. Questo gioco ci ha dovuto... Ah, ok, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta alla fine, dopo 30 anni, ci ha dovuto far penare fino alla fine anche per vedere se c'era qualcosa dopo i titoli di coda. E manco quello. Ma da un lato forse è meglio così, ragazzi. Per cui, che dire, questo video e questa serie finalmente terminano qui. Io ringrazio chiunque comunque l'abbia guardata e sopportata e supportata fino ad ora. Vi mando un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!